Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. Il presidente della Repubblica Ricostruzione, Sergio Enrico Mattarella Mattia, si è ricostruzione di recato nelle zone colpite dal terremoto di un Aperterremo 1, anno fa. Ha fatto visitato avere 8 lettrici, nell'ordine Amatrice, Pescara del 12, Tronto, Ordovizio, Arquata Quarta, del Tronto, Arcomoli, Accumoli ed Arcomoli, Amatrice. Sempre In Rovigo. quest'ultima città, questa è E l'ottava per volta che affrontare il il capo tema dello delle anti Stato ritorna. piovanine. Registro tanti passi avanti, ha detto. Naturalmente ce ne sono altri da fare con velocità per rendere definitiva la sistemazione. Tra l'altro non mancano anche le lacune, gli impegni e tanto da fare per soluzioni definitive. Lo stesso capo dello Stato ha messo in evidenza che il lavoro e la scuola sono i fondamenti della società. La vita della comunità di queste città è stata segnata per sempre un anno fa. Siamo tornati a rivivere i nostri luoghi che sono sistemati a dovere per le visite che abbiamo fatto. Non vogliamo arrenderci all'idea di essere stati sistemati a vita e chiediamo certezze sull'effettiva durata dell'attuale situazione, hanno detto i vari cittadini. Si è svolta ieri sera un'iniziativa spontanea di fronte all'Istituto Agrario Paroncelli di Cerignola nel Foggiano per difendere l'integrità della struttura dopo la recente decisione del Consiglio Comunale in merito a terreni da edificare per la costruzione di negozi o ipermercati che di fatto danneggerebbero la sopravvivenza stessa della struttura. Docenti, insegnanti e personale si sono ritrovati insieme a dirigenti scolastici di altre scuole per pianificare la protesta. Nella riunione si è stabilito un presidio con tende che cominceranno da oggi. I ragazzi e docenti anche di altre scuole faranno a turno nel corso delle ore per richiamare l'attenzione della cittadinanza su un problema che mina l'equilibrio scolastico e non solo. Nelle prossime edizioni del telegiornale vi faremo ascoltare l'intervista con Vito Panebianco, uno dei dirigenti scolastici, insieme ad altri suoi colleghi che hanno dissentito della decisione del locale comune. Adesso occupiamoci di ferrovie, in particolare del Foggia-Roma, che partirà il prossimo 3 settembre, secondo quanto annunciato Trenitalia in una dichiarazione resa nota agli organi di informazione con tempi di viaggio che andranno sotto le 3 ore. Si partirà il 3 settembre, la prima corsa da Roma avverrà alle 16:55, l'arrivo a Foggia alle 19:45. La partenza della prima corsa dal capoluogo Down è prevista per il 4 settembre alle 5 del mattino, con arrivo a Roma Termini alle 7:42. Su questa vicenda dell'orario è ancora forte la polemica tra il comune di Foggia e Trenitalia. Nei giorni scorsi si era svolto un incontro a Roma con le istituzioni del partenariato Dauno, guidate dal sindaco Landella, che avevano chiesto a Trenitalia di spostare l'inizio della corsa, che rappresenterebbe sicuramente un danno per l'utenza dauna. Ed ora, prima di congedarci le previsioni del tempo, cominciamo con la situazione europea. Un flusso depressionario si è portato stabilmente su Inghilterra e Irlanda, favorendo piogge e temporali, e metà di queste piogge si sta avvicinando verso la Francia e la Germania. Nell'Italia, invece, continua il contesto generale di cielo sereno con clima decisamente afoso. Previsioni del tempo per giovedì 3 agosto: al nord cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio. Centro e Sardegna, condizioni di bel tempo, stessa cosa anche al sud e sulla Sicilia con condizioni anticicloniche e scarsi annuvolamenti ad evoluzione diurna. Temperature in diminuzione o quasi, ma rimangono stabili nella norma. Venti deboli di direzione variabili e mari poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, si va al nord dai 35 ai 40 gradi, stessa cosa per centro e Sardegna, mentre al sud tra 35 e 42 gradi. È tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento con la nostra informazione. Come sempre, alle 14. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.